benvenuti amici di Sisgo Nair, siamo qui in diretta da Monfalcone alla Galleria d'Arte Contemporanea per la manifestazione Scienza del 18 di quest'anno, ovviamente, 2014. È una manifestazione che coinvolge 4 anni la nostra provincia, la provincia di Gorizia. E cosa sai, Lambi? Dove è nata questa manifestazione? È nata a Milano nel 1997, dove adesso risiede la sede. È arrivata nel 2010 grazie all'idea di alcuni professori che volevano portare a conoscenza i progetti di scienza che sono in tutta Italia agli studenti. Quindi comunque un progetto che fa funzionare, fa esprimere la fantasia e l'ingegno di questi ragazzi, ovviamente aiutati per i più piccoli, aiutati dai professori, dagli insegnanti, ma comunque ci sono dei progetti, ovviamente dei ragazzi più grandi, che hanno fatto da soli. A te qual è il progetto che abbiamo visto che ti ha colpito di più? Mi hanno colpito i ragazzini, i bambini delle elementari, che facevano già progetti in piazza da soli, con poco aiuto dei professori. Quindi è una bella manifestazione perché, come detto prima, fa funzionare la testa, fa esprimere la fantasia che ovviamente diverte, fantasie che tutti i bambini hanno. Poi ovviamente il progetto dipende anche dalla scuola di provenienza, non tanto per i bambini più giovani, ma per le scuole superiori ovviamente ci sono dei ragazzi che appunto fanno elettronica, che hanno effettuato un modellino di casa domotica, ovvero tutto quanto l'impianto elettronico comandavi la distanza, come per esempio il sistema di antifurto oppure il cancello elettrico. Hai altro da aggiungere su questo Sì, poi anche progetto? i ragazzi, quelli del Geom, hanno fatto un progetto che c'entrava col Bionti, con la Terra, con la geologia e tutto. Quindi per adesso può bastare e seguiranno delle interviste appunto a questi stand. Un saluto da Lorenzo e Alberto. Vediamo come si sente. È andato abbastanza bene. Era Sarna quello che andava. Perché non è andato, Sì. risiede la sede.